Gli Omega 3 non sono tutti uguali. Dalla ricerca Enervit Enerzona Omega 3 RX, integratore ricco di EPA e DHA, utili per la normale funzione del cuore e per mantenere livelli normali di pressione del sangue e di trigliceridi. Enerzona Omega 3 RX ha una capsula brevettata senza ritorno di costo e ha ottenuto 5 stelle IFOS per qualità e purezza. Enerzona Omega 3 RX, essenziale e puro. Dalla ricerca Enervit Enerzona Omega 3 RX, integratore ricco. Allora, un saluto a tutti, dovremmo essere in live, perfetto. Ok. Nella vostra immagine vedete l'immagine sullo sfondo della signorina bendata. Io naturalmente sul mio computer c'ho un file di testo. E vediamo un po' che cosa riusciamo a fare questa sera. Intanto ringrazio... Aspetta. Mi sentite ora? Dovrebbe essere tutto a posto. Ah, perfetto. Ora mi si sente. Ok. Eh sì, alla fine Piazza ho seguito il tuo consiglio di mettere la musica senza licenza. Allora, benvenuti a tutti. Siamo qui al The Big. Da 2 euro. Siamo allo speciale 100 iscritti. Quindi giocheremo senza guardare le carte. Voi avete un'immagine di una bella signorina bendata, io invece ho un file di testo e giocherò soltanto sulla posizione, quindi giocherò proprio ABC, quindi sulla posizione e in funzione dell'avversario. Ma è già bassissima comunque la musica, piazzi, io abbasso ancora un po'. Mazza che brutta però sta musica, piazza. Allora, ok. Ditemi se la musica va meglio. Ok, quindi giocheremo questo torneo senza guardare le nostre carte. Giocheremo soltanto sulla posizione in funzione del nostro avversario, quindi osservando quante volte rilancia, se è aggressivo o non aggressivo. E vediamo dove riusciamo ad arrivare. Spero che la connessione regga. Ok, perfetto. Grazie Piazza che mi confermi. L'audio dovrebbe essere ok, la musica va bene, quindi iniziamo. Siamo rimasti in 1000. Adesso vi dico anche i vari premi. Allora, il primo premio va circa 370 euro, la prima moneta, e vanno a premi i primi 251 giocatori. Io non penso di arrivare a premio, anche perché se arrivassi a premio giocando senza carte, vuol dire che quando non arrivo giocando guardando le carte, è davvero grave la cosa. Allora, a parte che su queste prime fasi non è che possiamo giocare tanto, visto che
Ancora qua si pusha molto random. Comunque cercheremo di fare, ancora siamo fuori posizione adesso, quindi un bel coin flip, jack jack contro asso K. Quindi possiamo... Ok, volevo prendere la nota su quel giocatore. Sono curioso di sapere che carte avevo. Non so, voi che cosa preferite? Preferite guardare le carte o anche voi giocarlo senza vedere le carte? Perché le mie sono coperte. Le mie sono coperte. Vediamo un po'. Cavolo, avevo asso asso questa volta. Non male. Foldate naturalmente. Quindi fatemi sapere se voi preferite guardare il torneo con le carte o anche voi giocarlo senza vedere le carte. Ditemi voi. Allora, siamo di grande buio adesso. Io intanto ve le ho coperte le carte, poi se mi arrivano qualche commento dicendo che preferite guardare le carte, vabbè qua si folda perché c'è stato un push. Push e call. Addirittura Silvi ci pensa, addirittura call. Vediamo Genius che cosa fa. Un 1000 e poi un push al turn. Jack jack contro asso 9. Quindi lui possiamo benissimo dichiararlo fish. Allora, buonasera, un panino gourmet, eh? Raffiné, flambé. Da small blind probabilmente folderò, giocando fuori posizione. Poi c'è stato un race da cutoff. Grazie alla lunga stagionatura, il gusto intenso di Lerdammer Selection è una rivelazione. Fette Lerdammer Selection, il meglio per il tuo panino. Piazza, sono tornato in madrepatria. A luglio. Sono a Milano. Dai, che non è che hai la memoria cortissima, comunque non è che ti puoi ricordare tutto. Comunque sì, sono tornato a luglio dal Canada e sono a Milano. Vediamo un po' da bottone se riusciamo a fare un piccolo race. Vediamo se riusciamo a rubare qualcosa. Ci foldano piccolo e grande buio. Giochiamo comunque in posizione. Checkano tutti, quindi noi... Io una puntatina me la farei. Visto che hanno checkato, non hanno dimostrato forza. Bene, ci facciamo il primo piatto a carte coperte. Eh sì, siamo abbastanza vicini, perché se non ricordo male tu sei di Bergamo. Se non ricordo male.
Quindi sì, non siamo lontanissimi. Certo che sta musica però è brutta brutta piazza, eh? È tutta elettronica. Ok. Allora, cerchiamo di studiare i giocatori. Ah, non sto nemmeno utilizzando nessun software, quindi proprio sto giocando ad occhio. Nel senso, cerchiamo di capire, senza l'uso di nessun programma, come giocano questi giocatori. È stato un race, quindi questo è un fold. A te piazza tutto bene? Come va il canale? Stasera ho visto ci sono un sacco di persone a fare streaming sul poker, quindi non so quanta gente riusciamo a reclutare. Comunque ringrazio Piazza per la sottoscrizione. Vediamo un po'. Adesso cerchiamo. Adesso su queste prime fasi del torneo giocheremo molto tight comunque. Cioè che poi tight è un parolone visto che non vediamo le carte. Comunque cerchiamo di giocare abbastanza in posizione più che altro. Quindi bottone cutoff. E magari da piccolo e grande buio cercare di tribettare eventuali stile del bottone, però adesso vediamo mano a mano. Ostia, una tribet su una cibette quasi pottata. Vediamo un po'. Abbastanza sicuro questo Spennapol. Sarei curioso su... Niente, non ci fa vedere le carte. Questo è un altro fold. Eh sì, ti capisco perché... Ti capisco, Piazza, a volte anche a me non arrivano i feed dagli iscritti, infatti le visualizzazioni le faccio dopo un paio di giorni, quasi una settimana. E quindi sì, posso capirti che non è facile.
Vero che a me non è che mi interessa molto il discorso delle visualizzazioni. Ah sì, se gli iscritti salgono, dai, non è male. Allora. A quanti iscritti sei arrivato, Piazza, adesso? Ormai... Sì, ogni tanto mi guardo i tuoi video, ma non vado mai a vedere il numero degli iscritti. Oh, 1360 non è male. Non sono 50 views, non sono tantissime. L'Under the Gun qua si folda, anche se spesso dicono che è il nuovo bottone, l'Under the Gun, ma non a questi livelli. Ma io di views non è che mi lamento tantissimo, comunque alla fine, avendo i miei 100, 103 iscritti, alla fine le mie 50-60 views a video, bene o male le faccio, poi capitano quei video, i video teorici dove ne fai un po' di più. Quindi il video su come costruire un ad con Old Manager, il Poker Strategy, dove spieghi tutti i giocatori, quelle ne fanno in continuo di views e quindi sono contento. Gli altri video fanno le views quelle che devono fare. Tanto di più non si può fare. Siamo da bottone. Vediamo un po' da bottone. Speriamo che foldino qui, ma siamo ancora in una fase di gioco che sono tutti super loose, super call station, limpano tutti. Quindi non c'è molto da fare. Se foldassero tutti, potremmo provare a fare una 3-bet sul cutoff e il bottone, ma non penso. Apertura poco più di 2 per un call, quindi qui è in four way, è assolutamente fold. Saluto i nuovi arrivati. Giusto per spiegare che cosa sto facendo, è uno speciale dei 100 iscritti del canale YouTube. Ho un canale sul poker e sto streamando un torneo MTT, in particolare il The Big 2 euro, con 2.000 euro garantiti, giocando senza guardare le carte, quindi cercando di giocare in funzione dell'avversario e sulla posizione. Quindi è che sarebbe il gioco del poker. Il primo livello, come sapete, è quello giocare attraverso le carte che si hanno in mano. Il secondo livello è pensare che cosa può pensare l'avversario, mentre il terzo livello è abbastanza alto e non penso che si possa fare a questi livelli, pensare che il mio avversario pensi e quindi agire di conseguenza. Siamo da small blind, vediamo che cosa riusciamo a fare, che cosa dice Piazza, a me fa girare perché con gli iscritti che ho me ne aspetterei almeno 300, dalle 300 alle 600. Sì, effettivamente. Quasi 1.400 iscritti non sono pochi. Fare 50 views, 60, anche 100 è comunque abbastanza limitativo. Ma te continua a fare quello che stai facendo, Piazza, vedrai che piano piano anche i feed prima o poi si apriranno e te le farai le tue views. Allora,
Chissà cosa sta pensando il grande buio. C'è stata una forbette enorme. Ma sì, piazza, quello senz'altro. Quello senz'altro. Adesso sono fino a fine novembre, sono un pochino incasinato col lavoro. Infatti anche il tempo di trovare per fare video, c'ho talmente tanti progetti, ma sto consegnando un progetto entro il 31 novembre, quindi sto lavorando anche i fine settimane, sono un po' incasinato. Però dopo il 31 novembre sono super libero, possiamo benissimo farci anche un giro da qualche parte, sia al tavolo verde che non. Addirittura donna 10. Con donna 10 ha chiamato una forbette. E vabbè. Questo qua possiamo scriverlo che è tight. Allora. Jack Jack. Perfetto, ci prendiamo la nota. Ok. Questo è un board abbastanza accoppiato, sia a colore che a scala. K-Jack contro K-Jack. Una scala floppata così. Ora, facciamo un po' di action, perché allora, no, niente action, visto che il nostro look entry, che abbiamo appena detto che è tight, quindi ha fatto un'apertura abbastanza lunga. Aperto per 14. Allora, ci aprono tutti prima. Non riusciamo ad aprire. Quindi a questo punto proporrei di spostare la nostra strategia e aprire quando siamo under the gun o under the gun più uno, sperando di far foldare le persone che giocano in posizione. Allora, punta pot. E si fa il piatto. Allora, e proviamo ad aprire per primi. Almeno facciamo anche un po' di action. Vediamo un po', ci folda benissimo. Giochiamo almeno in posizione sul buio e il grande buio. Speriamo che foldi il grande buio. Ok, vediamo come gioca il piccolo buio. Fa un 300, probabilmente sta rincorrendo una scala o un colore, si sta pagando il turn. E io vorrei provare a farglielo pagare un po' di più. Ci colla. Checca. Continuerei a spingere. Vediamo se continua a rincorrere o meno. Ha sicuramente un progetto di colore o di scala. Quindi in caso non si chiudesse il colore e la scala, addirittura pusha.
In questo caso potrebbe aver anche iniziato l'8, anche se mi sembra strano, probabilmente è più un K. Ha quasi ittato sicuramente il K. Su quella mano lì poteva avere benissimo un K donna asso K. Forse con asso K avrebbe tribettato. Forse un K jack K10 di cuori, e quindi ha chiamato, ha fatto un 300 al flop avendo 4 quinti di colore con 2 overcard, e quindi mi ha chiamato anche la 3-bet, e poi col K hai molto probabilmente top pair con 4 quinti di colore, quasi nuts, e quindi il push. Un peccato, abbiamo perso un po' di stack, ma adesso ci rifaremo. Se non parlo sempre è perché sto cercando anche di interpretare come giocano i giocatori. Allora, qui c'è stato un push diretto. Siamo in pausa. Pausa di 5 minuti. E quindi aspettiamo un pochino. Siamo rimasti in 1018 su, adesso facciamo un pochettino i conti. Allora, siamo rimasti in 1000. Iscritti 1777, la registrazione tardiva termina fra 20 minuti e noi non è che siamo messi benissimo, in quanto siamo 929esimi. La prima moneta è da 444 euro, vanno a premi i primi 287 giocatori, ma a noi non è che ci interessa molto arrivare a premio, perché giocando senza guardare le carte non è così facile arrivare a premio, però cerchiamo giusto di divertirci un pochino cercando di giocare il miglior poker possibile. Thank you.
Allora, aspettiamo che ritorni. 4 minuti di pausa. Un saluto a chi è arrivato, si è appena connesso. Spiego cosa stiamo facendo. Stiamo facendo uno speciale 100 iscritti per il canale YouTube. Ho un canale YouTube che tratta di poker, che trovate il link sotto, dove c'è anche il mio profilo. Potete leggere chi sono, cosa faccio, e trovate anche il link al mio canale YouTube. Quindi questo è uno speciale 100 iscritti dove gioco appunto il The Big 2 euro con 2000 euro garantiti senza guardare le all card, quindi giocando solo sulla tipologia di giocatore e sulla posizione al tavolo. Al momento ho perso un 40% dello stack per una mano contro il nostro Cifalulu, che pensavo stesse rincorrendo una scala un colore, invece aveva molto probabilmente 4 quinti di colore con overcard. Ha preso l'overcard al turn e mi ha fatto un check raise inducendomi alla puntata, quindi buon per lui. Adesso ho più o meno inquadrato gli altri giocatori, però vorrei aspettare ancora un pochino prima di dire con esattezza che cosa, che giocatori sono, anche se non ma me strozzo. Non è sempre facile dire che tipologia di gioco. Cifalulu sembra abbastanza loose come giocatore, quindi è abbastanza difficile giocare contro di lui, mentre invece il nostro, come si chiama, Luke Entry 111 dovrebbe essere fra abbastanza tight, non gioca molto e quando gioca rilancia molto molto forte. Invece anche il nostro Pally 1965 è un giocatore abbastanza chiuso, mentre Silvio 112, forse per lo stack è tutto, però sembra giocare parecchio. Genius pure ha foldato parecchio, quindi si potrebbe dire che è abbastanza tight, mentre gli altri sono ancora da decifrare. Mazza, ma che brutta musica. Entro un minuto e riprendiamo a giocare. Allora, quanto manca alla fine della registrazione tardiva? Manca 14 minuti. Allora, dai, riprendiamo. Comunque preferisco molto di più giocarlo con le carte, guardando le carte. Anche perché magari questo era il torneo in cui uscivano asso asso KK, donna donna, tutte le mani, e io le sto foldando miserabilmente. Allora, apertura per due. Mazza, qui si tribetta a tutto andare, call a tutto andare.
Vediamo un po'. E Miscale è la prima volta che lo vedo. Ma sì, Piazza, quello l'ho fatto in passato, che giocavo questi tornei guardando le carte. Infatti ho fatto un... una su asso avevo. Quindi possiamo benissimo scrivere con asso asso tribetta lungo e tribetta per 6. Ok, allora siamo di nuovo a giocare con il nostro Cifalulu. Vediamo se ce lo facciamo questo piatto. Se lui c'è casse adesso, al turn punterei. Poco più di mezzo pot. Soprattutto se esce una carta di cuori. Esce un 6. E io qua il mezzo pot lo faccio sempre. Bene, ci siamo fatti un piattino. Allora, Piazza, stavo dicendo che l'ho già fatte delle live su Twitch in cui ho giocato i tornei giocando le carte, guardando le carte, e ho fatto il The Storm, che sono presenti sempre sul canale. Ho fatto due tavoli finali. Uno era il The Storm da 1 euro, in cui ho fatto quarto, se non ricordo male. Quindi con 1 eurino mi sa ho fatto 96 euro, 97, adesso non ricordo. E un altro invece l'ho portato sempre in live, era il 180 No Limit Max, sempre da 1 euro, se non o 2 euro. E lì arrivai secondo e vinsi, non so, forse 80 euro o 75, adesso non ricordo. Comunque sì, è un'idea che vorrei portare un po' più spesso. Adesso purtroppo in questi ultimi mesi, fra Canada e lavoro, non ho avuto molto tempo per portarlo. Però vorrei portare un giorno a settimana in cui si fanno dei tornei live, sia tornei che anche cash game, qualsiasi cosa, dove si tratta, quindi si fa un po' di teoria, come appunto anche questa esperienza, perché giocare comunque senza vedere le carte è un modo per allenarsi ad osservare il gioco dell'avversario. Adesso, certo, io l'ho fatto sul The Big da 2 euro, però se volete provare a farlo voi, fatelo magari con dei tornei che col buy-in più basso, oppure magari dei tornei a soldi finti. È anche vero che giocando su tornei a soldi finti i giocatori giocano molto meno con le regole. Allora, io qua proverei a fare un race, visto che siamo da bottone. Facciamo da 9,50. Il nostro genius dovrebbe essere tight, quindi dovrebbe foldare. E il nostro... perfetto, c'è stato il push del grande buio. E quindi tocca foldare. Ora riapriamo da cutoff. Ma a Milano dovrei avere la connessione buona, in quanto ho una Fastweb fibra ottica 20 mega. Sono quasi vicino al centro io, quindi dovrebbe essere buona la linea. Me lo chiedi perché lo streaming va a scatti o non si sente, non si vede bene, o solo per curiosità personale, Piazza? E comunque qui abbiamo foldato, visto che c'è stata l'apertura per 3 del nostro Emiscal, che non ha aperto tanto. No. So che c'è la 100 mega, ma abbiamo il contratto a 20 mega. Nella casa dove ero prima avevo la 100 mega ed era mostruosa.
Cioè, ti caricava i video di YouTube in meno di 5 secondi. Anche in upload avevo, forse avevo 27 mega d'upload e di download 63, qualcosa del genere. Infatti era... ci sono stato poco in quella casa, però l'ho goduta davvero, davvero tanto. Eh sì, il problema... sì, pensavo anch'io adesso, perché non avevo mai provato a fare live, a fare streaming in questa casa, con questa connessione. È vero che va abbastanza bene, però ho detto, bah, non lo so, proviamo. Anche quando ho fatto le altre live ero in Canada, che comunque c'era fibra ottica 100 mega anche là. E poi sono tornato qua a Milano e c'era nella casa di prima appunto la 100 mega. E... aspettate. E quindi niente, non l'avevo mai provato qua con la 20 mega. Perfetto, si folda. Visto che hanno aperto per 3. È anche vero che dipende molto... eh sì, ho visto. Ho visto, ma... non so quanto... quanto vada. Qui a Milano fa proprio... sì, 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 lo so. Allora... io proverei a fare da Under the Gun, visto che dicono che è il nuovo bottone. Di solito un'apertura da Under the Gun dimostra molta più forza. Io sono abbastanza chiuso come giocatore, comunque ci chiamano. Il bottone ci pusha e a noi tocca foldare. Peccato. Peccato, peccato, peccato. Qui pushano tutti, io non lo so. Che cosa hanno? Vediamo un po'. Oh. Visto che sono tight questi giocatori, io proporrei di rubacchiare. Visto che Genius dovrebbe essere tight, ci ha chiamato. E anche Lucchini ci ha chiamato. Brutto brutto questo flop, visto che se ci hanno chiamato probabilmente avranno delle overcard. E in effetti non riusciamo proprio. Genius probabilmente aveva una coppietta, e quindi ha tentato di settare. Vediamo un po' da bottone, ci riproviamo. Ci riproviamo, dobbiamo fare un po' di chips. Ci chiama ancora Genius. Speriamo che folda il nostro V-Force. Ok, ora vediamo Genius cosa fa. Lui checka. E io proporrei... io ragazzi qui fare 1500, c'ho 2007, proverei... no, qua io pusho e vediamo come va. Perfetto, non so ovviamente che cosa avevo, però ho sfruttato un po' la passività di Genius. Ci stiamo riprendendo un pochino, anche se non è facile. Saluto il nuovo arrivato o i nuovi arrivati.
sto facendo uno speciale 100 iscritti sul mio canale YouTube che trovate in descrizione. Sto giocando il The Big 2 euro, 2000 euro garantiti, senza guardare le carte, quindi giocando solo sul tipo di giocatore e sulla posizione al tavolo. È un tavolo molto allegro, quindi non è facile giocarci così, visto che cercano di chiamare spesso e tribettano tantissimo, forbettano, pushano, quindi non è facilissimo giocare senza guardare le carte. Però proviamo a fare qualcosina. Apriamo un po' più di due, visto che siamo ancora in una posizione abbastanza buona. Foldano tutti, bene. Forse ce la giochiamo con l'under the gun. Ci ha pushato. E io sinceramente non lo so. Penso di chiamare. Asso jack, non so, non lo so. Ha preso il jack, probabilmente ha vinto lui, sì. Niente ragazzi, è andata. Con che mano avevo giocato? Non so, possiamo guardare. Ah, non mi era andata nemmeno male. Avevo 10-9. 10-9, quindi ha preso il jack a river. Ok. Allora ragazzi, quindi ringrazio a tutti per aver partecipato a questa live. Ringrazio Piazze per la bellissima chiacchierata e ci vediamo la prossima volta, al prossimo streaming, che adesso non so quando sarà. Come detto, fino a fine novembre sono un po' incasinato, però cercheremo di fare comunque qualcosina. Ci vediamo presto, Piazza. Fa il bravo, bocca al lupo per il canale. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo streaming.